Ed eccoci qui con Domenico Piccioni che dopo una battaglia alle urne, non tanto scontata all'inizio, ma poi man mano come le schede iniziavano a uscire, il divario si è allargato notevolmente con Piccioni dunque che va a riprendersi il bis al comune di Tortoreto e per altri 5 anni sarà la guida del paese del Teramano, della costa teramana. Ecco, se lo aspettava questo divario così elevato. No, ci aspettavamo di essere riconfermati perché abbiamo fatto un grande lavoro in questi 5 anni, soprattutto nel periodo della pandemia. Siamo stati insieme ai nostri concittadini sul territorio, siamo andati a casa in momento del bisogno e abbiamo portato avanti il nostro programma che avevamo presentato a loro 5 anni fa. E adesso questa riconferma è così larga, così schiacciante, veramente non ce l'aspettavamo. Hanno apprezzato, secondo me, il lavoro che abbiamo fatto, la nostra vicinanza insieme a loro, la nostra appartenenza a Tortoreto. Noi siamo la lista proprio chiamata Sì, amo Tortoreto, siamo Tortoreto e questo è quello che i nostri concittadini hanno apprezzato e ci hanno dato per questo questa grandissima, enorme fiducia e per noi è ancora più grande perché avere un consenso così grande ci riempie di grosse responsabilità per questi prossimi 5 anni. D'accordo per chi dice che la pandemia ha aiutato notevolmente i sindaci uscenti? La pandemia ha aiutato i sindaci uscenti che hanno lavorato bene, non tutti, c'è questo consenso in altre parti, quello che abbiamo avuto noi a Tortoreto. Noi siamo stati i primi a fare le vaccinazioni, agli screening per individuare eventuali positivi per tenere sotto controllo il Covid. E siamo stati vicini a loro perché in quel momento parecchie famiglie erano in difficoltà a livello economico. Sì, questo ci ha dato, ma perché abbiamo lavorato, non la pandemia, ma il lavoro che noi stavamo facendo sul programma e che abbiamo continuato non solo a portare avanti il programma, ma soprattutto a stare vicino ai nostri concittadini. Lista civica che però fa riferimento al centrodestra, qualcuno però non ha voluto prendere la strada di Domenico Piccioni e questo come la fa sentire o come si sente dopo questo risultato? Mi sento forte che Tortoreto ha premiato la civicità di centrodestra. Tortoreto è stato sempre un paese moderato, non ha mai avuto picchi di estremismo e anche questa volta con questa scelta si vede nettamente, dei volte è stata una scelta coerente, perfetta per far sì che Tortoreto possa continuare a essere governata con tranquillità. Da domani mattina al lavoro per quali obiettivi? Per portare avanti l'individuazione dei parcheggi e la sistemazione della piazza di Santa Maria Assunta e in più per portare avanti quel progetto che da 5 anni ci eravamo prefissi, non siamo riusciti fino a questo momento, il progetto definitivo per il polo scolastico. Complimenti ancora. Grazie, grazie.